Cosa c'è di meglio di un bel caffè la mattina preso al bar per cominciare bene la giornata? In un bar a Londra girano voci su strani fenomeni che si verificherebbero dentro questo locale. Il proprietario non sembrerebbe essere per nulla turbato da questi fenomeni. Una mattina però il ragazzo che lavora dentro il locale si presenta un'ora prima sul posto di lavoro. Mentre sbrigava alcune faccende, la telecamera di sicurezza cattura questo episodio. Con le finestre e le porte completamente chiuse, mentre il ragazzo era intento a lavorare, una strana forza invisibile fa cadere degli scatoloni dagli scaffali. Forse potrebbe essere lo spirito di qualche cliente che non era molto contento del servizio reso. Nel secondo filmato, una madre riprende sua figlia mentre sta mangiando, mentre la bambina tenta di prendere col cucchiaino il cibo nel piattino. Lo stesso sembra spostarsi in modo strano. A prima vista potrebbe sembrare che sia la bambina a spostare il piatto, ma se guardiamo bene le immagini possiamo notare che la bambina non lo sta spostando di proposito, ma c'è un'altra forza che sta spostando il piatto della bambina nel verso contrario. Nel terzo filmato, il titolare di un ristorante ha ripreso, grazie alle telecamere di sicurezza, uno strano fenomeno verificatosi proprio nel suo locale. Questo divisorio che si trova sul tavolo è di vetro, non ha nessun meccanismo che gli permette di girare né a destra né a sinistra e avrebbe un peso di quasi 2 kg, mentre il proprietario con i suoi collaboratori erano intenti ad aggiustare i tavoli. Succede qualcosa di veramente strano. Il divisorio incomincia a girare, come se ci fosse qualcuno che lo stesse toccando. In quest'ultimo filmato, delle telecamere di sicurezza riprendono una strana figura bianca che sembra correre da una parte all'altra del giardino. Dalle immagini sembrerebbe il fantasma di un bambino o di una bambina, forse una volta abitante di quel luogo. Devo dire che quest'ultimo filmato mi ha lasciato senza parole. Il video finisce qui, ragazzi. Noi, come al solito, ci rivediamo alla prossima.